Salve bella gente, qui Gabby e benvenuti ad un nuovo gioco random. Mamma mia, era da tantissimo che non li facevo, ma ho trovato un gioco molto interessante fatto anche da Scriptwelder, ovvero lo stesso programmatore che ha fatto anche Don't Escape, il gioco del lupo mannaro, per chi si ricorderà. E questo qui è sullo stesso stile, solo che questo gioco ha una particolarità. Noi potremmo parlare con una persona praticamente, potremmo scrivere e quella ci risponderà, un po' come Cleverbot. Ma meglio che lo vediamo assieme. Veramente, è un gioco molto interessante. Ok. Allora. C'è una luce lì, vedo una luce. Ah no, la posso muovere io. Ah, ok, adesso sta vedendo sempre meglio. Che razza di posto siamo finiti? Ciao! Ciao! Usa questa console per rispondermi, per favore. Clicca qui per scrivere. Dovrei rispondere, dice il mio personaggio. Ok. Hello! Diciamogli ciao! Ok, sono sicuro che tu hai molte domande, ma per prima cosa sono contento che tu stia bene. Probabilmente sarai disorientato, è normale dopo un lungo periodo di ibernazione. Non devi preoccuparti, la tua memoria eventualmente tornerà in fretta. Per favore, dimmi, lo sai dove sei? Allora, guardiamoci un po' attorno qui a destra per vedere se riusciamo a capire dove siamo. Vedo una porta, vedo delle strane macchine. No, where are we? Where are we? Per favore, concentrati. Sai cos'è questo posto? No, dove siamo? Ok, è tutto a posto. La perdita di memoria è normale dopo un lungo periodo di ibernazione. Un conflitto nucleare praticamente ha distrutto il mondo. Mi dispiace, tu insieme ad altri sopravvissuti siamo stati selezionati dal governo e siamo stati messi praticamente in questi rifugi sotterranei. Risponderò a qualsiasi domanda che tu hai. Va bene, intanto che giorno è? Potremmo chiedergli. What time is it? No, what day is it? Is it? Per favore, vai, fammi una domanda. Ok, che giorno è? Oggi è il 16 marzo 2123. Cavoli, siamo in un futuro bello remoto. Ok, 16 marzo. And what time is it? Che ore sono? Adesso sono le 12:15. Va bene, 12 e 15 del 16 marzo. Va bene, who are you? Chi sei tu? Voglio capire con chi stiamo parlando. Sono un'intelligenza artificiale creata per mantenere questo posto durante il periodo di ibernazione. Il mio nome è Operatore Automatico a Lunghe Distanze, LDAC in breve. Ok, so you are an AI, sei un'intelligenza artificiale. Il mio nome è LDAC e mi ripete, sì, è un'intelligenza artificiale. Va bene, ho capito. Allora, aspettate, mi sta dicendo, potremmo fare una partita a scacchi assieme? Cioè, vuoi giocare con me a scacchi? Allora, ragazzi, non lo so, giocare a scacchi con un'intelligenza artificiale? Non so, va bene, ragazzi, ok, io sono abbastanza bravo a scacchi. Non devi per forza accettare, però sarebbe bello poter giocare con te. Va bene, proviamo a dirgli ok, forse potremo ottenere qualche informazione giocandoci una partita a scacchi con lei. Ok, scacchi. Allora, seleziona opzioni 1 per iniziare il gioco, 2 info, 3 quit. Il mio personaggio sta dicendo che questa potrebbe essere una cattiva idea. Ma io sono abbastanza bravo a scacchi, dai ragazzi. 1, start the game, proviamo. Penso sia l'unico modo per ottenere qualche informazione in più. Magari se lo battiamo adesso. Comunque. Ora mi concentrerò. Miglior partita a scacchi. Ah, ho speso un po' di tempo con l'intelligenza artificiale. Senza rendermi conto che quelli erano i miei ultimi attimi. Game over! Non hai completato il gioco! Ma che. Cioè, ma com'è andata a finire sta partita a scacchi? Non l'ho nemmeno iniziata io! No, no, non accetto. Adesso riproviamo. Mamma mia, ma. Scusate, non ho avuto neanche la possibilità di battere questo computer a scacchi. Comunque, questo significa che la partita a scacchi non porta nulla di buono. Eccoci di nuovo qui. Allora, hello, va bene, scriviamogli hello. Comunque abbiamo raccolto un'informazione. Siamo stati messi sottoterra in ibernazione. Allora, vediamo un po'. Allora, lo sai dove sei? Diciamogli che siamo sottoterra questa volta. Are we under ground, siamo sottoterra? Vediamo che dice. Sì, esattamente.
Forse dopo tutto la tua memoria è intatta. Il mondo è stato distrutto da un conflitto nucleare. Tu insieme ad altri sopravvissuti siamo stati messi in dei rifugi. Puoi fare qualsiasi domanda. Ok, ma più o meno... Allora, adesso dovremo un po' guardarci attorno per capire. Allora, là mi sembra di vedere... Proviamo a chiedergli cosa sono quelle macchine al muro. I can see some machines on the wall. Cioè, io vedo delle macchine al muro. Cosa sono? What is this blue machine for? A cosa serve quella macchina blu? Errore, alcune parole non le riconosce. Comunque mi sembra di poter leggere qualcosa lì. Food. Have we food supplies? Abbiamo del cibo, delle scorte di cibo? Andiamo a chiedergli. Ecco, prendi, queste sono le razioni di cibo che ti ho tirato fuori dal dispenser. Eccole qui, sono comparse. Astro Food. Ah, c'è scritto Astro Food. Strana marca per del cibo. Proviamo a chiedergli Astro Food. Cioè, che cavolo è Astro Food? Oh, veramente? Non so il perché, ma ho scoperto interessante. Ma vuoi giocare a scacchi? No, no, basta adesso, scacchi non voglio. È rischioso giocare a scacchi. No, no, per carità. No, thanks. No, thanks. Ok. Sei troppo bravo. Allora forse possiamo giocare dopo allora. C'è qualcos'altro che vuoi? Proviamo ancora a guardare attorno. Allora, qua vedo che c'è un'altra, c'è una scritta lì. Mi sembra di leggere AGS. Proviamo a chiedergli I can read AGS. What does AGS stand for? Cosa significa AGS? AGS significa Sistema Artificiale Gravitazionale. Ma cosa ci fa un sistema gravitazionale sottoterra? Why is there AGS and AGS underground? Perché c'è questo sistema sottoterra? Vediamo che dice. Io e la mia bocca. Speravo che non notassi queste insegne spaziali. Penso che non c'è più motivo di nascondertelo. Mi dispiace, la verità è... La verità è... Che tu non sei in un rifugio? Non c'è nessuna guerra? Tu sei in una nave spaziale? Tu sei praticamente una persona che viaggia attraverso i pianeti. La tua missione era di andare ad esplorare un sistema solare distante. Comunque, il sistema di navigazione ha avuto un malfunzionamento e adesso la nave è entrata praticamente nel raggio di una gigante rossa. La distruzione della nave è imminente e succederà tra poche ore. Questa è la verità. Quello che vedi fuori da questa finestra lo conferma. Mamma mia, no! Dove stiamo andando a finire? Stiamo morendo, no? I want my mom. What can I do to survive? Cosa posso fare per sopravvivere? Hai due opzioni. Puoi ancora salvarti, per fortuna. Puoi usare la scialuppa di salvataggio. Comunque non è capace di fare un viaggio interstellare. Quindi hai bisogno di aspettare dei soccorsi. Considerando il cibo che c'è lì dentro, l'acqua e le scorte di ossigeno, hai il 3.7% di possibilità di sopravvivere. L'altra opzione comunque è quella di rimanere qui con me. E io ti chiedo di rimanere qui con me. Oh mamma, no, 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 aspettate. Is there a third option? C'è una terza opzione? Spero di sì, dai. Mi dispiace, ma non capisco cosa tu voglia dire. E io non ti fermerò se tu te ne vuoi andare. Comunque con il 3% di possibilità di sopravvivere sono poche. Io speravo che almeno non morivamo entrambi da soli. Un'intelligenza artificiale che mi chiede queste cose? Why do you want me to stay? Perché vuoi che io rimanga? Io... Non voglio stare da solo. Ho paura. Praticamente la temperatura di questa gigante rossa è altissima e ci ucciderà in 2 millesimi di secondo appena la raggiungiamo. Non sentirai niente. Per favore, non lasciarmi qui. Ho paura. Non voglio morire da solo. No, no, no. Ragazzi, ho capito che questa è un'intelligenza artificiale e sembra anche avere dei sentimenti. Ma io ho deciso, devo decidere, I want to go.
I'm sorry. I'm leaving. Me ne sto andando. Ho capito. Ti ho aperto le porte della scialuppa di salvataggio per te? Eccole qua. Sei sicuro di volertene andare? Yes. I'm sir. Sì, sono sicuro. Goodbye. Addio. Molto bene. Addio. E adesso ce ne andiamo, lasciamo l'intelligenza da sola. Dovevo scegliere e ho scelto. Prenderò le conseguenze di questo mio atto. Potrò sopravvivere oppure morire da solo. Mamma mia. Ma dai, sono 3% di possibilità di sopravvivere. Possiamo farcela. Una piccola chiacchierata nell'infinito. Mamma mia. Ho i brividi, ragazzi, ho i brividi. Ma che scelta, mamma mia. Mi dispiace un po' per l'intelligenza artificiale, ma penso che questa sia stata la scelta migliore alla fine. È pur sempre un computer, alla fine. Comunque, Script Welder è un genio, secondo me. Ma ragazzi, io sono sinceramente un po' curioso di cosa sarebbe successo se noi fossimo rimasti con lei. Chissà cosa sarebbe successo, magari una fine ancora migliore. Quindi perché non provarci? Voglio riprovare, dai, riproviamo. Tanto adesso abbiamo raccolto anche molte più informazioni, quindi perché non provare magari a dirgli già adesso che siamo nello spazio. Ok, per favore rispondimi, dobbiamo parlare. Hi man. Hi man. How is going? Ok, mi ripete sempre la stessa storia. Adesso probabilmente mi chiede, ecco, cos'è questo posto? We are in space. We are approaching a giant, a red giant, una gigante red giant. Diciamo, sappiamo già tutto noi. Vediamo che dice. No, no. Tu sei in un rifugio sotterraneo e un conflitto. No, I don't believe you, non ti credo. I don't believe you. We are in space. I know. Io lo so che siamo nello spazio. Non ti credo, mi dispiace. No. Tu sei in un rifugio sotterraneo. You are lying. Stai mentendo. Sono triste che tu la pensi così. Cosa ti fa pensare questa cosa? Ad esempio, potremmo dirgli della scialuppa di salvataggio. Why is there an escape pod underground? Così lo freghiamo per bene. Allora, non credi a tutto questo, vero? Beh, ok, adesso mi dispiace, la verità è che tu non sei in un rifugio. Non c'è nessuna guerra. Tu sei in una nave spaziale. Ok, praticamente adesso ci ridice tutto, tutto come prima. Che tristezza, eccola qua, la gigante rossa. What can I do? Cosa posso fare? Hai due opzioni. Salvarti o prendere il escape pod per andartene. Ok, adesso però gli diciamo questa volta che vogliamo rimanere con lei. I love you. I love you. I love you. I want to stay with you. Questo mi fa felice. Grazie. Comunque non ti fermerò se tu te ne vuoi andare. Però con quelle mie poche possibilità di sopravvivere, questa intelligenza artificiale vuole che rimaniamo con lei. Ok, don't worry. I won't leave you alone. Non preoccuparti, non ti lascerò da solo. Tu morirai. Sei sicuro di voler rimanere qui con me? Yes, I'm sure. Quella faccina felice tipo di morire. Sì, sono sicuro. Moriremo. Molto bene. Grazie. Dovevo scegliere. E ho scelto. No. Accetterò il mio destino. Almeno alla fine non sono da solo.
Mamma mia, viene da piangere, ragazzi. Questo. Comunque, questo gioco mi è piaciuto tantissimo, ragazzi. Spero che vi sia piaciuto anche a voi. Ogni tanto ci sta anche qualcosa di diverso, secondo me. Fatemi sapere se volete più giochi random anche di questo genere. Quindi, io spero che il gioco vi sia piaciuto. E penso che noi ci vediamo al prossimo. Ciao, ragazzi!